Guardate qui la bellezza, guardate laggiù il muso, non guardate il resto del corpo. Non perché lui è brutto come Volpino, assolutamente, lui è un Volpino bellissimo, tra l'altro anche di misura, è veramente una meraviglia. Da qua in giù, guardate, secondo voi questo può essere un Volpino? Il pelo esatto per un Volpino? Sono stufa io di ricevere quotidianamente chiamate o comunque visite da me in negozio di persone che vogliono tosare o tagliare i Volpini. Questo è un Volpino di un anno e questo è il suo pelo. Ma ditemi voi, ma per il vostro estro, che ne so che cosa vi parte nel cervello, vi sembra giusto rovinare un animale così? Ma lo sapete che è per sempre? Basta solo una volta che voi decidete di farlo accorciare o tosare e il cane lo riducete così. Sono cani con un pelo primario che non va assolutamente tagliato. Sono stufa, ve lo giuro, ne ho, parlando male, le palle piene, veramente di questa ignoranza, perché quando io ricevo queste chiamate e sto veramente quasi un quarto d'ora al telefono a spiegare del perché non va fatto, mi sento, ah sì, vado da altri professionisti, ciao. Ma andateci dagli altri professionisti, veramente andateci, perché veramente non è amare un animale ridurlo in queste condizioni. Adesso non ce l'ho con la sua proprietaria, perché poverina, lei non lo sapeva e non gli era stato detto, ma ce l'ho con tutte quelle persone che magari gli viene detto, gli viene spiegato che non va fatto e vanno da persone, tra virgolette, da toilettatori, tra virgolette, diciamo lavacani, che per guadagnare dei soldi si divertono e fanno queste schifezze. Questo è il cagnolino. Cioè, la proprietaria è disperata, perché ovviamente è disperata. Il cane a toccarlo sembra la spugna grigia per lavare i piatti. Se amate un cane e lo volete, lo lasciate così com'è. Se no, vi prendete un peluche, ve lo accarezzate, ve lo tagliate, vi fate tutto quello che volete. Tanto il pelo è peggio di quello di un peluche. Quindi, se amate gli animali, li prendete perché li amate e li volete rispettare dall'inizio alla fine della loro vita. Non sono delle parrucche da cui uno si può divertire, sbizzarrire e fare queste cagate. Perché questo non è amare un animale. Perché lui le ha la prima pulce che c'è, la prima zecca che c'è, la prima zanzara che c'è di lesmagnosi o il primo forte sole che prende in pieno, lui è rovinato, ma rovinato per sempre, perché questo non è un pelo che protegge, ricordatevelo, questo è un pelo che d'estate lo farà morire di caldo. Noi adesso cercheremo, perché amo l'animale, di recuperare il pelo e di fare il meglio possibile perché nel tempo più o meno possa ritornare com'era, che non è detto, perché assolutamente non è detto, però veramente non mi chiamate più, cancellate il numero e non passate neanche qua in negozio per dirmi l'altro toilettatore me lo fa, perché veramente stavolta vi chiudo la porta in faccia, perché mi sono rotta, perché io sono qua che ho studiato e perché amo gli animali. Purtroppo ci sono altre persone che lo fanno perché non amano gli animali, quindi io non voglio clienti che vogliono fare delle cose ai loro animali domestici che non sono giuste da fare. Adesso lui sente un po' che sono arrabbiata e quindi piange, quindi, e io ci rimango male, ma io lo dico per lui perché gli voglio tanto bene e non è giusto che questa meraviglia sia così. Ciampetto, adesso andiamo a sciacquarlo e fargli un balsamo super iper idratante. Bravo, bello piccolo lui. Stiamo facendo su tutto il corpo adesso ozono e ossigeno. Guardate che bravo. Mamma mia, ma come si fa? Scusa se la zia si è arrabbiata prima, ma io per il tuo bene, che io ti voglio bene, sai? Io questi nipotini, eh? Voilà.